tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Omicidio Ismaele, è durato quasi 6 ore l'incidente probatorio tra Ambera e i 2 albanesi. La ragazza macedone non è indagata. Secondo indiscrezioni dai messaggi, Igli aveva intenzione di uccidere un altro rivale in amore. Incendio a Montefelcino, distrutto un intero deposito di paglia. Resta in gravi condizioni la donna ricoverata in rianimazione dopo aver rischiato di annegare all'Arzilla a Fano. Ruba un imprenditore fanese e poi gli chiede il riscatto, arrestato un 21enne marocchino. Tentato furto alla chiesa di San Giovanni in Pozzuolo, denunciato un tunisino che una volta fermato ai carabinieri ha detto: devo mantenere una famiglia numerosa. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'omicidio di Ismaele Lulli, 17enne, ucciso da 2 albanesi a Sant'Angelo in Vado. Oggi a Urbino si è tenuto l'incidente probatorio, un confronto tra i 2 indagati e Ambera, la ragazza di Igli Mera, reo confesso del delitto. Vediamo com'è andata. È arrivata questa mattina alle 8 nella caserma dei carabinieri di Urbino accompagnata da alcuni parenti. Ambera, la ragazza macedone fidanzata di Igli Meta, l'albanese, accusato dell'omicidio di Ismaele Lulli in concorso con un connazionale, Mario Mema. Ambera, verso cui Igli provava una gelosia ossessiva, movente, dichiarato del delitto, è stata sentita in incidente probatorio durato quasi 6 ore in un contraddittorio con i 2 indagati. Meta e Mema sono arrivati intorno alle 11, ammanettati, a testa bassa davanti a giornalisti, fotografi e 5 operatori in attesa davanti alla caserma. Il confronto tra loro è avvenuto davanti al GIP Egidio De Leone. L'incidente probatorio invece è stato chiesto dal PM Irene Lilliu per cristallizzare la testimonianza della 19enne. La macedone ha infatti rivelato di aver ricevuto diversi SMS da Igli, reo confesso dell'omicidio. I messaggi contenevano minacce di morte dirette a Ismaele, colpevole di aver avuto un flirt con lei. Il killer le avrebbe detto che voleva ammazzare non solo Ismaele, ma anche un altro ragazzo con cui lo avrebbe tradito. Spunta quindi una seconda relazione della ragazza. Oggi, in altre stanze, Igli e Mario hanno seguito l'interrogatorio attraverso dei monitor, insieme ai loro legali e a quelli di parte civile che potevano intervenire e fare domande. Una volta terminato, la ragazza è salita sulla macchina del padre in un cortile interno ed è uscita nascosta sotto alcune coperte. Nessun faccia a faccia diretto quindi con gli albanesi. Secondo quanto si è appreso, il racconto della 19enne ha convinto il GIP e il PM del fatto che lei non era consapevole delle intenzioni di Igli di uccidere Ismaele. Dal suo cellulare sarebbe partito l'SMS che ha attirato lo studente di Sant'Angelo in Vado in una trappola e sarebbe stata lei stessa a inviarlo su richiesta di Igli, che voleva un chiarimento con Ismaele. Ambra, però, come ha ribadito oggi ai militari, non aveva alcuna idea di come sarebbe finito quel chiarimento. Per questo non sarebbe indagata, resta solo una testimone. E sull'incidente probatorio abbiamo sentito il comandante di Carabinieri di Pesaro e Urbino, tenente colonnello Antonio Sommese. Tra i particolari emersi anche il motivo per il quale Ismaele sarebbe salito rapidamente sull'auto di Igli. Sentite. Ambera era testimone quando è entrata ed è uscita come testimone. È stata molto esauriente, molto precisa nella descrizione delle varie circostanze. Il pubblico ministero, la dottoressa Lilliu, è partita dall'inizio della relazione tra l'Ambera e il suo fidanzato dell'epoca Igli e ha descritto con dovizia di particolari tutti gli eventi della domenica e del lunedì. Gli avvocati di parte hanno fatto le loro domande, gli stessi indagati che erano in un'altra stanza della caserma dei carabinieri di Urbino hanno fatto le loro contestazioni, a cui la teste ha puntualmente risposto. Ambera però era a conoscenza del delitto?
Ambera era a conoscenza dell'intenzione di Igli di contattare l'Ismaele per ucciderlo o per fargli del male. Ambera non era convinta, perché adesso purtroppo gli fatti l'hanno smentita, che fossero solo delle affermazioni velleitarie da parte del suo fidanzato, che in precedenza non ha mai stato autore di atti violenti, tant'è che lei si è prestata volontariamente a dare un appuntamento all'Ismaele in un luogo pubblico, cosa che fa cadere l'idea della trappola di cui lei fosse a conoscenza. Se fosse stata una trappola, l'appuntamento sarebbe stato in un posto appartato. Ambera però non ha avvisato i carabinieri, questo non influisce? No, non influisce perché, ripeto, lei ha cercato nel limite delle possibilità, anche del suo carattere, prima di calmare il senso recivo di Ligli e poi di capire effettivamente come fossero andate le cose. Una volta che l'abbiamo sentita, subito ha fatto dichiarazione utile di venire a scoperta dei responsabili. È stato riportato da alcuni giornali il dubbio se l'Ismaele fosse stato costretto a salire sull'auto magari da più di una persona. Che cosa è successo? Abbiamo ricostruito che Ismaele ha ricevuto l'appuntamento all'1:30 dalla Ambera di presentarsi alle 2 alla stazione delle Corriere. Che cosa ha fatto? Una volta che l'Ismaele ha visto non arrivare la Ambera, ma arrivare il suo fidanzato, nel timore che nel frattempo lei arrivasse e lui potesse vedere effettivamente questo fatto di incontrarli assieme nello stesso luogo, ha preferito salire subito in macchina, allontanarsi più lontano possibile, proprio per evitare questo incontro inopportuno. Questa è una cosa che abbiamo ricostruito oggi proprio. E Mario Mema, il 19enne finito in carcere per l'omicidio, ha chiesto di essere sentito dal PM Rene Lilliu per rendere spontanee dichiarazioni. L'incontro con il magistrato è fissato per domani alle ore 12 nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro. Mema, assistito dall'avvocato Umberto Levi, ha sempre sostenuto di non essere presente al momento del delitto, ritagliando per sé un ruolo secondario e di avere sostanzialmente capito solo dopo il fatto che egli aveva ucciso Ismaele con un fendente al collo durante quello che avrebbe dovuto essere soltanto un chiarimento o al massimo una lezione. E un incendio di vaste dimensioni è divampato la notte scorsa intorno alle 3 in strada Santa Maria in località Molino Malla di Montefelcino. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, quintali di paglia depositata sia in un capannone di circa 600 metri quadrati sia in un'area esterna di 1500 metri quadrati. I vigili del fuoco di Fano, Pesaro e Urbino sono ancora sul posto per monitorare il rogo che, se non dovesse piovere nei prossimi giorni, potrebbe continuare ad ardere ancora per molto. E lotta invece fra la vita e la morte. La donna 48enne originaria di Vittorio Veneto, ricoverata nel reparto di rianimazione del Santa Croce di Fano dopo aver rischiato nel tardo pomeriggio di ieri di annegare all'altezza della spiaggia dei Cani tra l'Arzilla e Gimarra. La paziente, lievemente sedata, resta in gravissime condizioni cliniche generali. La prognosi rimane riservata. Anche in questo episodio l'ambulanza del 118 ha fatto un'enorme difficoltà ieri ad arrivare nelle vicinanze della persona da soccorrere perché è stata bloccata dalla sosta selvaggia di moto e bici. Ancora cronaca, perché i carabinieri di Fano hanno arrestato un marocchino di 21 anni per tentata estorsione e ricettazione. Un 21enne di nazionalità marocchina e di professione fruttivendolo è stato arrestato nella flagranza del reato per tentata estorsione e ricettazione. Il tutto ai danni di un noto imprenditore fanese che nei giorni scorsi si era recato al comando dei carabinieri di Fano per denunciare un furto avvenuto nella sua auto. All'interno c'erano un iPad, un iPhone, nonché diverse carte di credito e bancomat spariti. Il giorno successivo uno sconosciuto ha contattato l'imprenditore tramite
tramite un social network, chiedendo di poterlo incontrare con lo scopo di raggiungere un accordo per restituirgli la refurtiva al prezzo di 200 euro. Ma all'appuntamento in un bar della zona di Bellocchi vanno anche i militari. Dopo qualche minuto di attesa si è presentato il giovane marocchino che, non appena entrato nel locale pubblico, ha riconosciuto la sua vittima per averne già visto le fotografie sul tablet. Così il ragazzo non si è fatto problemi a confermare di essere in possesso dei suoi oggetti tecnologici e a chiedere in cambio i soldi. Dopo aver visto che effettivamente il 21enne li aveva con sé, i carabinieri lo hanno ammanettato e condotto al carcere di Pesaro. Dopo l'interrogatorio di garanzia è stato invece inviato agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Fano. All'imprenditore è stato restituito il tablet, mentre del telefono e delle carte di credito nessuna traccia. Dopo qualche giorno l'imprenditore si è presentato di nuovo al comando della stazione dei carabinieri di Fano per denunciare che le carte di credito rubate erano state utilizzate subito dopo il furto. L'acquisizione immediata dei video installati negli sportelli Bancomat, dove erano stati fatti i prelievi, ha consentito di accertare che era stato sempre il 21enne a prelevare grazie ai codici acquisiti attraverso il tablet della vittima. Le nuove risultanze sono al vaglio dell'autorità giudiziaria, che potrebbe aggravare la misura detentiva a cui è sottoposto il marocchino. E la polizia di Urbino invece ha denunciato in stato di libertà un tunisino 45enne residente nella provincia di Ancona, già noto alle forze dell'ordine per il reato di tentato furto aggravato. Il fatto è accaduto il 25 luglio scorso intorno alle ore 21, quando il custode della chiesa di San Giovanni in Pozzuolo ha notato una persona scendere la scalinata della chiesa per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat Punto. Grazie alla targa annotata dal custode, i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità del proprietario del mezzo. Una volta rintracciato lo straniero nella zona di residenza, l'uomo ha ammesso di essere l'autore del tentativo di furto, giustificandosi con la necessità di dover mantenere una famiglia numerosa. Ed ora cambiamo argomento, perché l'ufficio delle entrate di Fano rischia di essere accorpato e trasferito a Pesaro, ma il sindaco Massimo Seri non ci sta e propone come alternativa l'ex caserma Paolini. Io già da giorni ho già mobilitato i nostri parlamentari, consiglieri regionali, perché non possiamo aspettare le scelte di altri, ma soprattutto ho fatto una controproposta. Ho messo per iscritto il nostro diniego assoluto ad una scelta di questo tipo, motivando anche perché questa è una città più grande di alcuni capoluoghi della nostra regione. Fra l'altro l'utenza che serve questi uffici sono quelli della Valle del Metauro e del Cesano, un'utenza maggiore a quella per esempio degli uffici di Pesaro. Se vogliono veramente risparmiare, ottimizzare, noi abbiamo uno spazio importante in questa città che è l'ex caserma Paolini, sulla quale con il demanio si stanno già facendo dei percorsi per trasferirci un'altra parte di amministrazione dello Stato. Potrebbe ampliarsi quel progetto e prevedere lì anche gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Dirò di più, potrebbero prevedere tutti gli uffici provinciali. A questo punto risparmierebbero anche negli affitti degli uffici di Pesaro. E non è detto che tutti i servizi, anche di carattere provinciale, si debbano trovare sempre nella città capoluogo. Possono essere ubicati anche nella città di Fano. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 9.40 in via Nini a Fano, coinvolte nello scontro una Mazda e un furgoncino che nell'impatto si è rovesciato. Feriti due conducenti, ma non dovrebbero essere in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Fano per i rilievi di legge. Autostrade per l'Italia ha depositato il progetto definitivo del casello di Santa Veneranda della 14 Bologna-Taranto. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, l'ha presentato alla stampa. Questo comporterà dei vantaggi per la viabilità, alleggerendo la statale e le strade collinari nei collegamenti tra Pesaro e Fano, ma anche tra la Vallata del Foglia e del Metauro e Cesano. Per il casello di Santa Veneranda può partire la procedura di via nazionale, poi dopo il passaggio al Ministero delle Infrastrutture Autostrade potrà dare il via alla gara per i lavori.
Nella seduta del Consiglio Comunale di Fano, che si è svolto ieri sera, è stato approvato il nuovo protocollo d'intesa per la stipula e il rinnovo di contratti di affitto dei fondi agricoli tra il Comune stesso e rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. Nel caso in cui si rendano liberi i terreni e fabbricati rurali, verranno affittati con una gara pubblica a giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Per l'assegnazione verranno compilate delle graduatorie in cui si terrà conto soprattutto della proposta progettuale del giovane, incentivando con un ulteriore punteggio coloro che adotteranno il metodo di produzione biologico. Per i nuovi giovani che si aggiudicheranno i terreni saranno previsti dei canoni di affitto scontati del 10%. Ancora politica, perché il coordinatore di Forza Italia, Stefano Mirisola, lancia un appello alle forze di centrodestra chiedendo più coesione per dare un'alternativa valida alla sinistra che governa Fano. Sì, da come hanno fatto capire il direttivo del Comitato Premo il Centro, sembra che ci sia stato lo zampino di qualcuno per evitare numerose presenze. Ma indipendentemente da questo, penso che sia sufficiente quello che traspare dai giornali e dai social network, dove presidenti di associazioni, piuttosto che commercianti, esercenti, operatori turistici, continuano a lamentarsi della moria che c'è oggi a Fano. Che cosa servirebbe così, qualche spunto di riflessione per ridare impulso al centro? Sicuramente non è eliminando tutti gli eventi e bloccando manifestazioni, soprattutto dando fastidio all'operato dei commercianti e dei bagnini che comunque cercano di adoperarsi per portare gente e sopperire le mancanze dell'amministrazione con piccoli eventi. Sicuramente un aiuto da parte dell'amministrazione sarebbe più che utile. Una cosa molto importante, visto che comunque non si può andare avanti con questo clima di distruzione totale da parte dell'amministrazione, l'appello va a tutte le forze di centrodestra che tornino a collaborare, comunque a ragionare, a fare un tavolo insieme e poter fare veramente opposizione per combattere questa sinistra che sta immobilizzando la città e la sta rendendo morta. E adesso apriamo la pagina degli eventi. Suggestioni di voci tra sacro e profano. Il titolo del concerto per San Domenico, che il coro polifonico malatestiano e quello giovanile Incanto malatestiano terranno alla Pinacoteca domenica 2 agosto alle ore 21:15. Nel campetto parrocchiale di Montefelcino invece torna la seconda edizione della Partita del Cuore, un'iniziativa sostenuta dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo e dall'associazione giovanile Meraville. Si tratta di una partita femminile, tutte le giocatrici devono aver compiuto 40 anni e non devono aver giocato professionalmente a calcetto. Le ragazze sono circa 2 mesi che si allenano per ben 2 volte a settimana. Dopo la partita invece ci sarà una cena il cui ricavato andrà devoluto interamente alla Caritas e logicamente in cucina saranno solo uomini. Quest'anno, ci hanno riferito, abbiamo già 150 prenotazioni. Si apre domani, venerdì 31 luglio, la 54esima edizione della rassegna dei concerti d'organo che si svolgerà a Santa Maria Nuova a Fano tutti i venerdì sino alla fine di agosto. Il concerto di apertura d'ingresso libero è affidato all'organista francese Jean-William Janssen, che dalle ore 21:15 proporrà un programma monografico dedicato all'esecuzione integrale dell'arte della fuga di Bach. Invece in piazza 20 settembre fervono i preparativi per festeggiare il traguardo superato dei 1000 soci raggiunto dalla carnevalesca. Per noi dell'ente carnevalesca è un vanto, è un orgoglio. Da tanti anni volevamo superare i 1000 e li abbiamo superati. Chi ancora non è socio lo può fare tranquillamente domani sera, perché proprio per l'occasione sotto il pupo del Bugiardon sarà allestito dei vari tavoli per raccogliere ancora adesione all'ente carnevalesca. Un avvertimento ai 1000 soci e passa che già c'è. Domani è l'unico giorno, l'unica serata dove potete ritirare gratuitamente la t-shirt, la maglietta appunto fatta apposta per l'occasione. Mi raccomando, portate la tesserina, solo presentando la tesserina potrete ricevere gratuitamente la maglietta e il coupon per una bevuta gratuita che gentilmente gli amici degli esercenti del centro storico offriranno a tutti i soci dell'ente carnevalesca. Quindi mi raccomando, tesserina portata di mano. Sotto il pupo, che farà da riferimento per la prima volta un carro nella piazza 20 settembre, sarà il punto da dove appunto distribuiremo le magliette. Poi a un certo punto della serata, grazie alla pasticceria Guerrino, torta gigante per i 1000 soci
arriveremo dove arriveremo, comunque una dolcezza per tutti. Bagutti dalle 21.30, la grande orchestra italiana Bagutti con un grande spettacolo, Piazza Settembre dalle 21.30 per tre ore. E la caserma, il parcheggio della caserma per l'occasione rimarrà aperto fino alle 3 di notte, quindi potrete tranquillamente parcheggiare là. Per chi può venga tranquillamente a piedi, usate le bici, mi raccomando, nessun mezzo, compresa la bici, in piazza, proprio per lasciare tutta la piazza completamente libera per le migliaia e migliaia di persone che affolleranno Piazza Settembre domani sera. Voglio ringraziare pubblicamente il nostro comune di Fano e la regione Marche che ci hanno aiutato a rendere così bella e diciamo un programma dignitoso per la festa dei 1000 soci, ma soprattutto la festa del Carnevale di Fano che vogliamo festeggiare con tutta la città di Fano e non solo, invitiamo anche tutti i turisti che si trovano lungo il nostro litorale, da Pesaro fino a Marotta, nessuno escluso, tutto completamente gratuito. In piazza 20 Settembre ci saremo anche noi, per cui nei prossimi giorni trasmetteremo lo speciale televisivo ma anche un servizio poi dedicato all'interno del TG Occhio alla Notizia. Ebbene, per informazione è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.